Tutti benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Parliamo di abbigliamento oggi, so che è un argomento che vi piace molto, piace tantissimo anche a me. Voglio mostrarvi tutta una serie di capi che ho acquistato nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, pensando alle vacanze, quindi in funzione delle vacanze ho acquistato delle cose prettamente estive, magari che si collocano molto bene nel contesto delle vacanze, altre invece che possono essere utilizzate tranquillamente anche in città, nella vita di tutti i giorni, andare in ufficio oppure per uscire di giorno, di sera, quando si vuole, quindi ho pensato di mettere tutto assieme e di farvi vedere i miei acquisti. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto e ricordate di venirmi a trovare anche su Instagram. Durante il mese di agosto vi ricordo che la programmazione è ridotta, quindi usciranno soltanto i video della domenica, non quelli di giovedì, però se mi seguirete anche su Instagram vi porterò con me in vacanza. Inizio con il mostrarvi i capi Lily Silk che ho scelto per l'estate. Voi mi chiederete: ma è estate oppure autunno, inverno, che stagione è? Non importa, perché il nero è un colore evergreen, va bene in ogni stagione, è sempre elegante, sempre raffinato e ho preso anche due colori diversi dal solito nero o bianco ed è questo top di questo color rosso spaziale, guardate, si abbina alla perfezione con il mio smalto Essie. E ha lo scollo all'americana con questi meravigliosi nastri posteriori che possono essere lasciati liberi e svolazzare oppure annodati anche in un fiocco dietro il collo. È di crepe di seta, leggerissima, super svolazzante, super arioso, con con doppio strato, quindi è anche coprente se volete indossarlo senza reggiseno, altrimenti con una fascia va benissimo. Non è una novità assoluta per me, perché se vi ricordate, l'inverno scorso l'avevo preso nella versione nera, mi è piaciuto talmente tanto, l'ho usato talmente tanto che ho voluto prendere anche il rosso, che come sapete è il mio colore preferito. Mi piace perché è un capo che può essere indossato in modo più casual oppure in modo un pochettino più elegante in base agli abbinamenti che fate, perché un top così con il jeans è stupendo, magari un sandalo, una ciabattina, oppure lo potete usare con un pantalone palazzo oppure all'interno di una gonna longhette di seta e diventa più adatto alla sera oppure a occasioni più eleganti, più formali. Capi come questi secondo me sono dei jolly da avere nell'armadio perché possono adattarsi a ogni occasione e sono utili appunto anche in viaggio, perché con un capo solo ci si può vestire sia di giorno che di sera. Sempre mesi fa mi ero già innamorata del top che indosso in questo momento, che è un top a costine sagomato di questo bellissimo color beige, sempre di Lily Silk. Questo è vecchio ma lo trovate ancora, ve lo linko qua sotto. Mi sono innamorata di questo top e ho voluto prenderne uno simile ma un po' diverso nella lavorazione della maglia e anche nel collo, ed è questo top nero abbastanza corto con questo tipo di manica sempre molto simile che a me piace tantissimo, ma con uno scollo leggermente squadrato ma a barca in modo tale da avere una scollatura un po' meno profonda. Anche questo secondo me è un capo jolly che si può usare di giorno con i jeans, con dei bermuda, lo potete usare la sera come sottogiacca andando in ufficio, andando a lavoro oppure la sera, insomma si presta veramente a mille contesti. Non so se si nota, ma anche lui è in seta, però eccolo qui, è in maglina di seta, molto sottile, molto leggera, fresca, perfetta per l'estate. Anche lui veste bene addosso, segue bene le linee del corpo, un po' come questo. Non è lavorato a costina come quello che indosso adesso, ma è liscio e per questo trovo che sia anche più versatile, oltre al fatto che con uno scollo così profondo io ad esempio non mi sento a mio agio ad andare in ufficio, invece questo è un capo che volendo si ricicla veramente di nuovo in ogni occasione. Io non so voi, ma io sono piena, strapiena di abiti, di vestiti molto estivi, leggeri, svolazzanti per la sera, magari monospalla, magari con la schiena un po' scollata, insomma, abiti leggeri proprio da sera d'estate, però sono molto scarsa per quanto riguarda i vestiti, che possono essere utilizzati anche in altre stagioni o comunque in altre condizioni climatiche. E ho voluto prendere questo vestito qui perché appena l'ho visto ho detto: è il vestito giusto per me, perché ha la manica a tre quarti.
arti. Lo sapete quanto difficile sia trovare dei vestiti che non siano completamente sbracciati, ma che abbiano un po' di manica? Non dico manica lunga, però una via di mezzo. Non è così semplice. Questo vestito è perfetto. Anche lui è in maglia di seta, ha uno scollo a barchetta, manica tre quarti, come dicevo, e ha una lavorazione a costine diversa. Sul bustino, quindi fino al punto vita ha un tipo di lavorazione a costine, nel resto dell'abito invece la lavorazione è sempre a costine, ma è quasi un costine plissettato, è molto bello, molto particolare ed è il classico vestito che ti infili e con una scarpa con il tacco, con una scarpa bassa, con un sandalo, con uno stivaletto magari quando si andrà incontro alla stagione più fredda, funziona sempre in ogni occasione. Questo eventualmente è un abito anche adatto all'ufficio, ma se lo impreziosite un po' con qualche accessorio, una borsetta piccola, diventa anche tranquillamente un abito da sera. La cosa che mi piace di più è il fatto che sia segnato il punto vita grazie a questo cambiamento di lavorazione, no? C'è un segno sul punto vita ed è il punto perfetto dove utilizzare, volendo, una cintura per impreziosire un po' l'abito, per renderlo magari più sportivo, più casual se lo usate di giorno, magari con una cintura più grossa, oppure se lo usate la sera, magari con una cintura più sottile, può essere un pochettino più bon ton, un po' più elegante. E mi piace veramente un casino, sono stata indecisissima fino all'ultimo. Se prenderlo bianco o prenderlo nero. Alla fine ho deciso di prenderlo nero perché ho pensato appunto che potesse essere adatto anche essendo di maglia e quindi essendo non sottilissimo, potesse essere adatto anche alla stagione autunnale, però mi piacerebbe tantissimo anche in bianco e anche questo, di nuovo, mi ripeto per la millesima volta, è un capo estremamente versatile e jolly. Ho tenuto il dulcis in fundo. Perché qui veramente ragazzi, cioè, rasentiamo livelli altissimi. Questi pantaloni in seta, che cosa non sono? Vita alta, pants davanti, questo è il retro, una taschina soltanto a filo e gamba ampissima. Io adoro questi pantaloni, il colore è strepitoso, è un colore, è un marrone verde oliva, molto bello, molto particolare. Questo colore non scontato, secondo me, lo rende ancora più raffinato, cioè gli dà proprio un allure estremamente luxury, sia a livello di qualità, questi pantaloni sono in 100% seta. È una seta un po' più grossa rispetto alla seta del top che vi mostravo prima, per capirci, però sono comunque estremamente leggeri, freschi e svolazzanti. Sono un capolavoro, sono veramente stupendi. Mi piace il fatto che abbiano la vita molto alta, mi piace che abbiano questo fascione che permette di utilizzare una cintura, cosa che a me piace molto su questo tipo di pantaloni a vita alta. Secondo me la cintura è la morte sua. Mi piacciono le tasche diagonali, mi piace il peso. Sono veramente dei pantaloni eccezionali. Appena li ho visti sul sito, ero un po' timorosa perché non è difficile comprare i pantaloni online. È difficile beccare la taglia, soprattutto nel mio caso. Io ho una vita, il punto vita mio a volte può essere anche un taglia 40, però il fianco magari a volte mi va bene addirittura la 44, quindi non è facile trovare per me dei pantaloni che rispettino tutte le mie misure, che mi stiano bene, o sono stretti di fianchi e giusti di vita, oppure viceversa, insomma non è semplicissimo. Io ho seguito la guida alle taglie su Lily Silk, faccio sempre così, quindi apro la guida alle taglie, controllo le misure, prendo le misure con un metro da sarta e la taglia che corrisponde alle misure è sempre quella che mi va alla perfezione. A volte faccio size up, quindi prendo una taglia in più quando voglio un capo che sia un po' più ampio, un po' più over, tipo le camicie di seta a me piacciono larghe, quindi prendo sempre una taglia in più, a meno che non siano già oversize di loro, in quel caso rimango true to size, però mi sono sempre trovata bene. In ogni caso ricordatevi che resi e cambi sono gratuiti, quindi eventualmente, insomma, se sbagliate taglia non succede niente, potete sempre cambiare il capo. Bellissimi, stupendi anche questi, sera, ufficio, ogni occasione è quella giusta. Io sono innamorata del colore perché secondo me è veramente di un'eleganza, cioè mi dà proprio vibes Max Mara. Cioè, ditemi se questo pantalone non vi dà
Max Mara vibes, a me da morire. Come sapete io lavoro con Lily Silk, quindi gli articoli che vi ho mostrato li ho scelti io personalmente dal catalogo, ma me li ha inviati il brand. Nonostante questo ho acquistato più volte da loro in passato in totale autonomia, quindi da cliente pagante, e quindi posso confermare insomma che l'esperienza d'acquisto è davvero ottima, il servizio clienti anche è ottimo. Tenete a mente che io ho un codice sconto per voi che è 20GLTV, ve lo scrivo qua sotto, è valido sempre e vi permette di risparmiare il 20% sul vostro ordine. Il brand produce il pezzo, se volete avvicinarvi al brand io vi do un consiglio, provate i loro capi di seta o di cashmere, che sono la maggior parte dei capi che loro producono. Lily Silk produce in fibre pregiate appunto come lana, cashmere o seta, e secondo me il loro core business sono i capi di seta, che potete usare tutto l'anno insomma, però che spesso sono anche estivi nel caso di top e quant'altro, e i maglioni di cashmere a me piacciono tantissimo, negli anni ne ho scelti e anche acquistati diversi, si lavano molto bene. Se volete già fare degli acquisti orientati alla stagione fredda e non all'estate, date un'occhiata ai maglioni, anche le tute di cashmere sono bellissime, io vi assicuro che non rimarrete delusi. Cambiamo totalmente comparto e spostiamoci sull'abbigliamento sportivo. Ho comprato due capi sul sito di Lululemon, non so se conoscete Lululemon, il brand è nordamericano ma hanno un sito europeo che spedisce in Italia senza dogana. Lululemon è secondo me il brand numero uno per quanto riguarda i leggings da per un utilizzo casual sportivo, sono burro, sono comodissimi, riescono ad essere morbidi, cioè vi danno la sensazione di essere nudi, di non indossare niente, ma allo stesso tempo riescono a tenere tutto al suo posto, a rendere le linee del corpo più sinuose. Non sono modellanti, però fanno un effetto incredibile. Io possiedo già i loro leggings Align, che sono quelli iconici, che sono disponibili in tantissimi colori e anche in tantissime lunghezze, una cosa che a me piace molto di Lululemon. Io prendo sempre la lunghezza 28 pollici, ma esiste anche la 31, se si più alte o se volete comunque un leggings che sia molto lungo, che arrivi proprio alla fine del piede. Io ne avevo già due paia che ho comprato tanti anni fa, però sono un po' logori insomma, dopo un uso veramente intensivo, perché li uso per il tempo libero, li uso per fare sport, li uso davvero in ogni situazione, iniziano ad essere un po' logori, quindi ho voluto prenderne uno nuovo. Sono stupendi, sono meravigliosi, hanno l'esterno della gamba che è completamente privo da ogni tipo di cucitura, mentre all'interno hanno soltanto questa piccola cucitura qui, vedete che muore più o meno all'altezza del ginocchio, quindi non sono quei leggings sportivi che sono pieni di cuciture o comunque di tasselli che compongono il leggings, che magari se ci troviamo ad indossarli con un maglioncione sopra per fare delle commissioni sembra che siamo appena usciti dalla palestra. Non che ci sia niente di male, però io ho dei leggings che sono proprio propriamente da palestra e non mi piace tanto indossarli nel tempo libero. Loro hanno vita larga, alta, questo bel fascione in vita che tiene tutto a posto, e sono la cosa più comoda che io abbia mai indossato in tutta la mia vita. Ho consigliato questi leggings di Lululemon non soltanto qui a voi sui social insomma in questi anni, ma anche a tantissime amiche, insomma tantissime persone, e tutti quando li hanno provati mi hanno detto: avevi ragione, sono una spanna sopra qualunque cosa. Ovviamente io compro il classico nero perché sono una persona noiosa. E poi quest'anno ho voluto prendere anche sempre i leggings Align, ma in versione shorts, quindi in versione corta. Anche di questi shorts esistono più misure, più lunghezze. Io ho preso il 6 pollici, avrei voluto prendere 8, però non erano in stock, e da quanto so sono out of stock da diverso tempo. Mi sarebbero piaciuti gli 8 perché un po' più lunghi. Però insomma anche questi andranno benissimo, sono esattamente identici. Non hanno la cucitura centrale all'interno delle gambe, perché ovviamente la gamba è molto corta, però sono lo stesso identico tipo di leggings. Per me Lululemon 10 lode, non ho mai provato altri capi, quindi non ho mai preso top, t-shirt, reggiseni sportivi o quant'altro. Il brand è costoso, quindi io non ho uno stile di vita così sportivo da aver bisogno anche di questo tipo di capi. Quando mi alleno a casa mi metto una t-shirt vecchia o un reggiseno sportivo random, ho anche un top che non fa ballare troppo, e quindi e vado benissimo così insomma.
non andando in palestra, non andando a fare sport fuori casa, non ho mai sentito il bisogno di investire in capi per la parte superiore, però per i leggings sì, perché veramente c'è un abisso rispetto a tutto ciò che trovate in commercio. Ho fatto un ordine su Cézanne piuttosto consistente, ho preso diverse cose, diversi top, diversi vestiti anche. Purtroppo ero gasatissima, ma una volta arrivato a casa il mio ordine, ho iniziato a provare tutto e non mi piaceva niente, per un motivo o per un altro, e l'unica cosa che ho tenuto sono stati due top. No, in realtà l'unica cosa che ho tenuto, adesso vi spiego. Tengo questo top qui, molto semplice, ragazzi, è una canotta a costine bianche, il modello si chiama One, ma comunque trovate sempre tutto sotto. Perché ho preso questo top? Perché me ne sono innamorata per lo scollo. Vedete questo bello scollo quadrato? Di top come questi, quindi a costine, ne troviamo milioni, ma con questi scolli così belli non è facile per niente. E soprattutto che abbiano anche la schiena abbastanza coperta dietro, cioè non che siano fatti così, che abbiano lo scollo quasi da costume di nuotatore, che a me ad esempio non piace, non trovo che mi stia bene, non mi piace proprio come effetto. Questo invece, vedete, rientra leggermente qui dietro le spalle, però è comunque coperto dietro. È molto bello, è un capo basic classico, però appunto per le sue linee mi piace molto. L'altro capo che ho deciso di, stavo per dire che ho deciso di tenere, ma in realtà c'è da fare una precisazione a riguardo, è quest'altro top qui, si chiama John, se non ricordo male, eccolo qua. Questo è in questo bellissimo color rosso fuoco, molto bello, è il motivo per cui ho scelto di prendere questo top, è il colore. È abbastanza simile, ha uno scollo tondo, non quadrato, e dietro di nuovo è tutto coperto. Purtroppo io questo capo qui l'ho tenuto fuori per farvelo vedere, perché poi chiudo il pacco e lo porto al centro spedizioni per fare il reso, assieme a tutti gli altri capi che ho deciso di non tenere. Non terrò neanche lui perché ho preso una L ed è molto grande. Io con Cézanne faccio un po' fatica perché ci sono dei capi che ho in taglia piccola tipo S, gli altri che ho in XL, cioè ogni capo per me ha una vestibilità completamente diversa, quindi è facile sbagliare. La L è veramente troppo troppo grande e quindi ho già ordinato sul sito di Cézanne la M, che dovrebbe arrivarmi tra un paio di giorni, comunque in tempo per la mia partenza, e quindi volevo soltanto mostrarvelo, però questo tornerà indietro. A differenza dell'altro, questo è di cotone lino, non so se vedete, ma ha questo tipo di trama qui, quindi è un po' più grezzo se vogliamo, il colore è veramente stupendo. Ho un'altra ossessione per quanto riguarda l'abbigliamento, lo sapete, ed è Skims, signore e signori, Kimberly Noel Kardashian. Grazie, perché Skims non è un brand di abbigliamento, ma è un servizio pubblico per quanto mi riguarda. Io ho iniziato, boh, forse 2 anni fa, a comprare i capi Skims, non mi sono più fermata. Ho tendenzialmente quasi tutti i capi basic, sono un brand loro sono un brand che si rivolge prevalentemente a una fetta di mercato che è quello del basic, sia per di guaine modellanti da usare sotto i capi, intimo in 200.000 colori di nude per tutte le carnagioni, tutte le etnie, tutti i sottotoni, è una cosa incredibile. Hanno anche delle cose un po' più particolari, più trash secondo me anche in alcuni casi, però è il basic insomma che a me interessa di più. Purtroppo c'è un ordine Skims che ho fatto un paio di giorni fa, non era in programma, però c'è stata una nuova uscita di una nuova collezione di t-shirt e quindi ho voluto comprare dei capi. Vi metto lo screen di quello che ho comprato di fianco, ho preso una t-shirt oversize cropped, di quelle tipo che sono corte sotto il seno, larghe. Poi ne ho presa un'altra, sempre bianca, ma classica, una t-shirt oversize classica, e poi ho preso un top tipo questo qui di Cézanne, ma grigio, in grigio melange chiaro. Mi piaceva lo stesso formato di capo, quindi scollo squadrato e dietro con la schiena prevalentemente coperta. Arriveranno in tempo per le vacanze perché le spedizioni di Skims sono velocissime, però purtroppo non ho ancora i capi in mano per farveli vedere, mi dispiace. Tenete a mente che Skims spedisce dagli Stati Uniti in Europa senza dogana, spediscono con DHL, spedizioni velocissime. Attenzione perché riceverete 1 o 2 giorni dopo il vostro acquisto una mail di DHL
che vi chiederà di indicare i vostri dati fiscali per lo sdoganamento. È normale, è procedura, dovete lasciare il vostro nome, cognome e codice fiscale e un numero di telefono per eventuali notifiche o finalità comunque di spedizione. Non spaventatevi se vedete questi mail, perché non significa che dovete pagare costi di importazione, perché è tutto incluso, però non snobbatela neanche, perché insomma se non fate sapere questi dati a DHL, il pacco rimarrà lì bloccato. Anyway, al di là di quest'ordine, c'è un altro acquisto che ho fatto sul sito Skims. Nelle scorse settimane vi avevo mostrato tutti i miei ultimi acquisti su Instagram, fatti con i saldi estivi, quindi quelli sono ancora salvati nelle storie di luglio su Instagram. Ma da lì ad oggi c'è stato un altro ordine che ho piazzato. Ho preso due delle gonne sarong da spiaggia che puntavo da una vita ed erano scontate del 50%, quindi era indubbiamente il momento di approfittarne. Ho preso questa gonna nera, longuette, proprio la forma del sarong, che è il classico, classico pareo, diciamo, classico indumento indonesiano, e l'ho presa anche in questo meraviglioso color cioccolato, pensando di utilizzarli appunto per andare in spiaggia o comunque in ambiente prettamente di mare, in ambiente vacanziero. Hanno una vestibilità che è veramente un sogno. Sono molto morbide, molto avvolgenti, ma sono anche, vedete, drappeggiate e quindi sono molto indulgenti sulle linee del corpo, abbracciano bene le curve, le linee del corpo e secondo me hanno un effetto addosso veramente spaziale, stanno proprio bene. Io ho preso la taglia M sperando che mi andasse bene, appunto perché come vi dicevo sotto sono una taglia in più rispetto al resto del corpo, quindi ero un po' titubante con la L, però essendo molto alta in vita e dovendo andare stretta in vita non volevo prendere la L, poi magari rischiare che fossero larghe. Quindi mi sono buttata, ho preso la M e devo dire che ho fatto bene perché la misura è perfetta. Gli ultimi acquisti di abbigliamento, prima di passare a qualche accessorio, sono di Zara. Sono tutti acquisti che ho fatto passando in negozio, a volte in pausa pranzo, così entro in negozio per prendere un po' di fresco oppure per dare un'occhiata, ma di solito non prendo mai niente, cioè non lo so, in negozio Padova è un negozio veramente piccolino e sfigatello di Zara e non mi piace neanche come sono esposti i capi e quindi di solito entro, guardo e poi esco perché raramente qualcosa mi attira e invece ho trovato diverse cose che mi hanno allettata. Allora, il primo capo mi riporta veramente ai 200 km all'ora al 2007. Cioè proprio sento la sigla di Oh sì, sento la sigla di Gossip Girl che mi riecheggiano le orecchie. Appena ho visto questo capo esposto, se vi ricordate avevo postato anche una foto su Instagram, l'ho visto e ho detto wow, mi sento a casa, io lo compro subito. Questo gilet qui di lino, di questo color verde tortora, molto bello, davanti pieno zeppo di paillettes. Può piacere, può non piacere, chiaramente, ma se io avessi visto questo capo nel 2007, nel 2008, mi sarei fatta brillare da Zara, cioè avrei urlato. E per essere fedele a me stessa e coerente anche con me stessa, perché certi tratti delle personalità, un po' alla Paris Hilton, puoi tenerli lì, magari un po' sopiti, con gli anni crescendo, magari certe cose non ti attirano più così tanto, ma se vedi la cosa giusta, cioè quel tratto della personalità esce e comanda e ti dice comprami quel gilet immediatamente e io ho eseguito. Questo è particolare, però allo stesso tempo se ci pensate è facilissimo da indossare, perché io sarò anche noiosa, ma un jeans, palazzo, vita alta, t-shirt bianca e questo sopra, cioè abbiamo fatto un look casual ma carino, un po' diverso dal solito per andare a mangiare una pizza, per andare a bere un aperitivo, insomma per una serata. E quindi me lo sono portata a casa, è nostalgia incredibile. Questo shorts bianco è decisamente un wannabe Zimmerman. Spero che riusciate a vedere qualcosa, che le luci collaborino. È uno shorts a vita alta con questa lavorazione sul fondo. Sono foderati, quindi non sono trasparenti. Vedete questo bordo in cappette, questo ricamo tipo sangallo qui sopra. Sono molto carini, molto eleganti, molto raffinati, perfetti per qualunque contesto, sia per la città, se magari visitate una città, perché non sono uno shorts prettamente da mare, però anche lì si possono usare per andare in spiaggia, insomma, per la sera, in qualunque occasione. Sono molto molto carini. Io non salterei
sarei disposta a spendere la cifra di uno shorts di Zimmermann personalmente, perché non sono tipologie di shorts che io credo riuscirei ad ammortizzare, a utilizzare tanto quanto insomma il prezzo secondo me richiede, perché non ho tanto quello stile così. Non è tanto uno stile un discorso di uno stile femminile, però tutti questi fiorellini, tutto questo frufru, tutti questi pizzetti, cose, fiocchetti, nastrini non sono proprio il mio, e quindi ho trovato in questi il giusto compromesso. L'ultimo capo che ho preso è una t-shirt, una semplicissima t-shirt bianca, che ha però anche piuttosto asciutta, molto più asciutta rispetto alle classiche t-shirt che indosso io, che tendono a essere più oversize. Mi piaceva il materiale perché è una sorta di maglina, non è una classica t-shirt di cotone, è una maglina, e ha questo bel bordo di lamè nero e oro. Mi piaceva molto il bordino perché ho pensato che potesse essere una bella t-shirt da infilare anche dentro i jeans larghi, dentro i pantaloni larghi, e da abbinare con la cintura nera. Ho una cinturina nera di Celine, magari ve la faccio vedere qui di fianco, e ha la pelle nera e il simbolo è dorato, e quindi ho pensato che questa t-shirt potesse aiutarmi a rendere tutto più un po' più coeso. Per cambiare dalla classica t-shirt bianca semplice, ho pensato che questo potesse essere un capo un po' diverso, ma comunque facile da utilizzare. Costumi, ragazzi, parliamo di costumi. Allora, del mio amore spassionato per Reina Olga, ormai sapete tutti, sono un paio d'anni ormai che acquisto i costumi di Reina Olga, sui quali avevo sbavato sopra per un sacco di tempo, ma non avevo mai saputo giustificarmi il costo importante, e quindi li avevo sempre guardati da lontano. Poi un paio d'anni fa mi sono decisa, ho detto basta, chi se ne frega, uno lo prendo, e da lì non è più finita, perché mi sono accorta di quanto sì, il costo sia importante, ma anche sia elevata la qualità, come il costume calza, come sta addosso, il materiale, non so spiegarvelo, però si vede che non è calzedonia, cioè c'è davvero della qualità tangibile, oltre che un design decisamente più interessante, più accattivante, meno basic per quanto riguarda proprio la forma del capo che per quanto riguarda le fantasie. Quest'anno io mi sono innamorata di questo costume, che è, per quanto riguarda la parte di sopra, il modello Bridget, che io avevo già, vi avevo già mostrato in varie colorazioni, ce l'ho sia leopardato che nero che rosso, e quest'anno l'ho preso in questa meravigliosa fantasia. San Rafael si chiama la fantasia? Oddio, ho un blackout, comunque ve lo scrivo qua sotto. Io trovo che la fantasia di questo costume sia stupenda. È un reggiseno con coppe e ferretto, ma è molto leggero, molto sottile. La coppa è morbida, non è imbottita. Rosso, viola, sono tra i miei colori preferiti. Trovo che la fantasia sia proprio stupenda, i colori siano stupendi. Guardate che bello il gancio che chiude dietro questo reggiseno, è come se fosse un piercing. È proprio, sono i dettagli che fanno la differenza. Le cuciture sono di filo dorato metallizzato, metallico, secondo me è stupendo, veramente stupendo. E per quanto riguarda la parte sotto, visto che adesso Reina Olga ha lanciato una linea mix and match, mentre prima si comprava costume intero, ci sono diverse tipologie di pezzi sopra o sotto tra cui scegliere. Per quanto riguarda il sotto, non ho preso il classico slip che prima era venduto con i modelli Bridget, ma ho preso questo, questo qui, che è uno slip brasiliana, che ha lateralmente i laccetti elastici con questa arricciatura. Se non avete il fianco come me lineare, io ho gli hip dip, quindi ho una sorta di fossetta tra la vita e i fianchi proprio, trovo che questo modello di slip stia benissimo, perché crea un po' di spessore, crea un po' di strato, di diversivo su quella zona, e si sposa molto bene, sta molto bene, mentre il classico slip Bridget mi segna un pochettino, devo dire, va messo alto, quindi mi segna un po', non sta proprio su quella
su quell'hip dip per coprire il vuoto e quindi trovo che questi mi stiano molto meglio. Ho ricevuto un sacco di complimenti su questo costume e sulla fantasia. Io non so se avrò il coraggio di farvelo vedere indossato. Nel caso me la sentissi, vi metto una clip qua di fianco, però potreste anche non vedere niente qui di fianco perché deciderò all'ultimo perché non so, farmi vedere il costume non mi piace proprio tanto, però questo costume è veramente molto bello, quindi mi piacerebbe riuscire a farvelo vedere. Perché secondo me è molto, molto particolare e calza alla perfezione. Fontini parasole, per me in estate sono un must perché non voglio prendere il sole diretto sul viso, ho la pelle che sviluppa molto facilmente macchie, quindi per me proteggere il viso dal sole è fondamentale. Quando sono in spiaggia, quando sono all'aperto, cerco sempre di proteggermi con dei frontini, ne ho presi alcuni di nuovi. Ho cercato modelli che fossero più facili da trasportare rispetto a quelli più rigidi. Che ho sempre avuto perché volevo qualcosa che si potesse infilare in valigia. Ho preso questi. Io li ho presi su Amazon. Spero che siano ancora in vendita. In caso ve li linko qua sotto oppure vi trovo delle alternative. Allora, sono tutti modelli pieghevoli che si arrotolano su se stessi. Questo è il primo. Ok, io adesso ve lo faccio vedere indossato così perché voglio mostrarvi la mia faccia, ma in realtà il modo in cui io lo porto è questo. Cioè lo indosso proprio in questo modo, basso sul viso, in modo tale che il viso rimanga completamente all'ombra. È vero, non vedo niente, ma non importa, insomma, questo lo devo indossare per ripararmi dal sole. Il secondo che ho preso è identico, ma non ha il bordo sfrangiato. Ed è fatto così. Ok, quindi questo è tutto nero. Anche lui lo porto allo stesso modo, quindi calato così sulla fronte. In giro, in spiaggia o cose del genere, ci vado così, cioè mi vedete soltanto con questo tipo di cose in testa. L'ultimo è quello che sicuramente può piacere o non piacere perché è molto particolare. La furbata è che a vederlo da chiuso è un cerchietto, quindi voi lo potete indossare così come se fosse un cerchietto e riuscite a portarvelo dietro anche in modo insomma piuttosto semplice perché ve lo infilate in testa e basta. Poi chiaramente magari arrotolandolo meglio qui dietro l'effetto è ancora più carino. Ma se voi volete proteggervi dal sole, fate questo. Quindi srotolate il frontino. Ok. E diventa praticamente un'ostrica e voi vi mettete l'ostrica in testa. Così, in questo modo. Vedete? E avete il viso coperto dal sole. È molto particolare, questo è color avorio, ma ce l'ho anche nero, soltanto che nero l'ho lasciato al mare, tutto nero, quindi non ce l'ho qui con me da farvi vedere, però è uguale identico. Sapete cosa mi piace di questo frontino? Che può essere modellato in base alle vostre esigenze. Ad esempio, state prendendo il sole e volete proteggervi, più da un lato rispetto che dall'altro, fate così. Cioè, vedete, lo muovete. In questo modo, magari state leggendo un libro, quindi volete avere una visuale migliore da un lato rispetto a un altro, volete tenerlo più aperto così, oppure più chiuso in questo modo, tipo casa nella prateria, potete farlo. Quindi è veramente modellabile in base alle vostre esigenze rispetto agli altri che sono rigidi, quindi così sono e così stanno. Strambo, assolutamente sì, è brutto, decidete voi, per me. Non è che sia una grandissima sciccheria, però non è neanche così brutto. Per qualcuno è un orrore senza senso. A me interessa, come dicevo, che sia una cosa funzionale, che si presti bene, insomma, a proteggermi la pelle dal sole. E poi devo dirvi che non mi dispiace affatto questa cosa che diventa un cerchiello, perché diventa molto facile da trasportare e anche da tenere su se non avete bisogno in quel momento di protezione dal sole.
lo mettete così, diventa un cerchiello e buonanotte. Ragazzi, questo era quanto, questi erano tutti i miei acquisti di abbigliamento per le vacanze, spero che il video vi sia piaciuto, che possa avervi dato qualche spunto utile per i vostri acquisti. Se il video vi è piaciuto lasciate qua sotto un bel pollicione, lasciate un commento, raccontatemi se il video vi è piaciuto, insomma tutte le vostre impressioni, o se avete qualunque domanda, richiesta da fare, ben venga. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!